Buongiorno a tutti, sono Jessica, questo è il mio canale e mi sono tagliata i capelli. Allora, qui c'è Ceci, perché tra mezz'ora dobbiamo essere al terminal traghetti che partiamo per la Sardegna. Mi sto andando a casa. E noi ora andiamo a casa, perché allora, questa è una valigia. Andiamo a casa. Allora, andiamo a casa. Mamma e papà guidano la macchina. E ci porta, ci accompagnano là, perché poi noi la macchina, se dobbiamo partire, Ceci, la macchina chi la prende? Quindi ci accompagnano al terminal, poi loro se ne tornano indietro. E siamo appena andate da... Che cazzo ci andiamo? Perché mi hai fatto sbattere la GoPro? Allora, e siamo appena stati da 1 euro. E abbiamo comprato la Action Cam subacquea. Cecilia è incazzata. Ma che miseria, c'è un casino bestiale. E loro non lo vedono. Comunque, ci aggiorniamo. No, si è liberato. Comunque, ci aggiorniamo dopo, o al terminal, o sulla nave direttamente. E vi porterò con me, una settimana con me. A dopo. Anche Bondi ci accompagna in questa avventura. Padalina. È Roxo. Dov'è Roxo? Roxo. No, dai, non farla muovere. Già, non ti voglio spiegare. Non ti voglio spiegare. Guida Bonnie. Si è superato questo cazzo di auto. Vabbè. A dopo. Quindi dopo. La Bonnie che esplora. Faccio un video da voi. Li fai di là. L'ho presa. Ma se la fai di là la foto. Stiamo aspettando altri due ragazzi e mia sorella che è andata a prendere e poi possiamo anche imbarcarci. Dire cosa scopre. Ecco la nostra sistemazione da notte. Perché no? Accampate. Faccio io. E là c'è l'amichetta di Ceci. Ceci. E niente. Questa è la situazione. E adesso noi mangiamo. Dobbiamo mangiare un contorno, un secondo, un primo, un altro primo, un altro secondo. Mangio tutti io i primi. Perché avevamo il buono, io non posso mangiare le cancellie, quindi. Allora, alla fine ci siamo spostati nella sala delle poltrone. Vedete? E ci siamo accampati così. Ci mettiamo a dormire sui materassini e stiamo giocando a vari giochi. Ora vi faccio vedere. Ma sì, ti lo fate dalla CIA là. Ora vi stanno giocando a battaglia navale. Sì, infatti non è quella da tre. Hai detto che da te. È da tre quello che ho colpito, non è? No. È più quella grossa. C'è tutta la sala delle poltrone. Con la gente che dorme. E noi che disturbiamo. Siamo monelli. Ma che dice? Siamo trasgre. Quindi sono le nostre poltrone, le nostre roba. Acqua. E niente, raga. Ci si vede domani mattina. Buongiorno. Questa è la nostra colazione abbondante e stiamo per attraccare. Ci vediamo dopo. Allora, adesso siamo arrivati a Sassari dopo aver fatto tappa da 1 euro, perché la macchina fotografica si era inceppato lo sportello. Raga, è Astet. Ah, vabbè. Mi devo aspettare quindi l'autobus che da Sassari ora ci porti a Santa Teresa di Gallura. Sono le 9 e l'autobus passa alle 11. Quindi saremo 2 ore qua. Ora vi faccio vedere la faccia degli altri. Abbiamo Claudia, Alberto, là c'è Alessandro che legge. Potrei leggere anch'io. Qui abbiamo Zienzi. Ci dica tutto. Quella è la 8. E niente, ora aspettiamo gli altri, chissà.
arrivati in casa, stravolti, dopo ore di viaggio interminabili. Io ora vi faccio vedere la casa. Allora, qui abbiamo il terrazzino. Poi? Qui è dove dormirò io, su questo divano. Se vuoi possiamo fare a cambio, io dormo sul divano che è piccolo. No, dormo io sul divano, ti preoccupare. Tranquillissimo. E qui c'è, vabbè, questo e quello. Cos'è che stavi guardando? Sto guardando queste cose. Vabbè sì, noi siamo qui. Ah, che carina ci ha messo. E il mare è quindi qui. Bella, sembra carino, non sta qua. E quindi come ci si arriva? Secondo me se andiamo tipo qua, ci facciamo anche snorkeling bene. Vero? Vedi che ci sono le stelline. Come ci si arriva? È una strada dritta, non possiamo sbagliare. Sì, ma questa qua sembra poca, ma è una strada di 2 ore. Cioè, ho visto che c'è il pulmino che porta alle spiagge. E guarda che noi il pulmino... Sì, l'ho visto anch'io. Dove cazzo eravamo noi quel pulmino? Se noi siamo qua, il pulmino vuol dire che l'ho visto passare adesso che andava in giù. No, sì, aspetta. Vabbè, vi faccio vedere il resto della casa. Guarda, io me la studio bene. Qui c'è una stanza. Qui c'è l'altra stanza. Ciao, Cla. Sì, ora di... E qui abbiamo un cesto. E questo è tutto. Ci aggiorniamo dopo. Capelli a pazza. 2 peli in testa, siamo una pazza. Vabbò. Allora, raga, sono andata a cagare. Ho tirato la catena e si è allagato tutto quanto. C'è poco da ridere. E Fabio ha risato. Si è spanato dietro il tubo, no? Da quando non riuscite a vederlo? Quel tubo lì che c'è lì dietro, ha cominciato a uscire l'acqua da lì, raga. Mi stanno chiamando l'idraulico. E noi volevamo asciugare col moccio, ma il moccio dov'è? Dall'altra parte del bagno, qua è tutto bagnato. Vabbè, vi aggiorniamo sulla situazione. Dai Albi, faccelo un sorriso. Su, su. Albi è quello più contento. Faccelo un sorriso. Vabbè raga, vi aggiorniamo. Raga, sono nascosta nell'armadio. Perché io in questa casa, Cecilia, mi sto sudando qua dentro. Allora Ceci ha affittato la casa per 4 persone. E io sono nascosta, sono in più, sono la quinta, non lo sa nessuno. Se la signora lo sa si incazza. Allora sono nascosta nell'armadio. Perché sono venuti su a vedere che si è allagato il cesso. Quindi sono nascosta qua, zitta zitta. Sto morendo raga. Se non dovessi farcela. Niente, se non dovessi farcela niente, lascio tutte le mie cose dove sono. Vi aggiorno dopo. E io ero qua dentro. Ho chiamato prima mia madre e siamo partiti, siamo anche arrivati. Ero nascosta qui dentro. Mentre lì continua a esserci il disagio più totale. Che cazzo ride? Aiuto a cercare capire. No, raga, io faccio il blog. Vabbè, sì. Tornerò prima o poi nel mio nascondino. Loro intanto fanno i belli avanti. Comincia bene questa vacanza. Yeah.